tutta una mafia. Vediamo lo sparcersi di questa partita tra i Gunners e il NAC. Giova, numero 5 del NAC. Riesce il passaggio il difensore dei Gunners. Adesso l'azione che viene rimpostata sulla destra del NAC, adesso non riesce il passaggio lungo. LC quando vuoi, Uno lì in acqua, c'è un i Gunners che dialogano nella tre quarti del NAC, palla che adesso esce sulla linea laterale, palla sempre tra i piedi del 69. Il primo fallo conquistato dai Gunners, punizione sulla destra che sarà battuta dal numero 69, diciamo il giocatore con più qualità tecnica di questa squadra. Palla direttamente al centro del braccio del portiere. Adesso c'è l'azione rapida del NAC che riesce a eludere la difesa, ma la palla ritorna subito nei piedi dei Gunners. Adesso c'è spazio sulla destra per il NAC. NAC anche ancora non riesce a trovare il varco. Riesce a conquistarsi però un calcio d'angolo prezioso. Adesso vediamo il NAC come agirà. Palla che non riesce a rimanere in campo, viene buttata fuori dal NAC. Adesso vediamo gli Gunners, ripartono sulla sinistra. Palla al centro, riesce 1-2. Perfetto, che però la conclusione finisce sul palo. Tutto molto chiuso per la ripartenza del NAC, che non riesce a trovare nemmeno lo spazio per ripartire. Adesso c'è il numero 5, la difesa viene pressata a morte dai Gunners, che però lasciano un piccolo varco per Giova. Giova Alex, c'è l'uno? Vede, sì, riescono in due a levargli di palla, però alla fine la mandano fuori, quindi si riparte indietro per il NAC. NAC che prova l'azione ragionata dalla difesa, palla lunga al centro per Giova. Giova che vede l'attaccante del NAC sulla destra, prova andarsene ma non riesce a tenere la palla in campo, che però sbatte sui piedi di un giocatore dei Gunners. Adesso la palla rimane al centro. Il numero 3 dei NAC prova il suggerimento al centro per Giova. Giova prova il tiro, la conclusione che sbatte sulla difesa dei Gunners. I Gunners adesso ripartono velocemente e adesso è tutto solo lì davanti. La palla finisce sempre in mano dei NAC, che alla fine dopo tre conclusioni la mandano dentro e riescono quindi a trovare il gol del vantaggio. Si riparte adesso con il NAC, l'azione individuale sulla sinistra che però viene interrotta dalla difesa del NAC. Adesso, scusate, la difesa dei Gunners. Adesso ci prova il NAC, vuole cercare di recuperare questo svantaggio, ci prova sui lati che però non riescono a tenere la palla dentro e quindi la palla rifinisce in mano dei Gunners. Adesso i Gunners provano l'azione per vie centrali, passa la palla sotto le gambe del numero 10, che si è visto poco finora. Adesso Giova sbaglia e regala la palla ai Gunners proprio nella propria tre quarti. Adesso vedremo lo svolgimento dell'azione, ma la palla riesce, è un combattimento arduo questo nella difesa del NAC tra pressing dei Gunners e tentativo di vincolarsi dei NAC. Adesso però c'è il fallo dei Gunners. Adesso la ripartenza rapida
che però non viene servito bene l'attaccante dei NAC e quindi fallo laterale per i Gunners. Adesso i Gunners provano sempre per vie centrali, numero 69 sempre lui lì davanti, la palla rimane sempre in mano Gunners. Adesso ci può essere la conclusione, e c'è la conclusione del difensore dei Gunners, palla all'indietro e palla sotto l'angolo sinistro, 2-0. Vediamo il NAC come reagirà agli imperterriti tentativi di attacco dei Gunners, che finora hanno dato frutto di 2-0. Vediamo, la palla viene tenuta dentro dal set dei Gunners, adesso si cambia tutto sulla sinistra, la palla viene levata dal difensore dei NAC, adesso la palla finisce sempre in mano dei Bull Terrier, scusate, dei Gunners, i nomi mi passano per la mente ma nessuno mi rimane mai impresso. Adesso la azione dei NAC che viene impostata sulla destra ma non riesce il numero 5 a raggiungere il pallone in tempo. Adesso si riparte con i Gunners che provano sulla sinistra la percussione, si riparte da dietro, vediamo adesso sulla sinistra al 69 prova la conclusione che viene parata dal portiere del NAC, che non vede l'arrivo dell'uomo dei Gunners. Adesso però riescono a liberarsi, c'è la percussione al centro per il numero 10 del NAC che tira e manda fuori di pochissimo il pallone. Peccato, perché poteva essere il tentativo giusto per riportare un po', per riaprire un po' la gara, diciamo così. Però ci crede il NAC adesso, non sembra demordere nonostante lo svantaggio, e quindi il numero 10 vede, prova a servire al centro la propria punta che